in un luogo perfetto, è certamente il più adatto. E prima di dire cosa, dirò che spero che il grande museo di Siracusa convenga nel lasciare il Kuros ritrovato a Castello Ursino, dove oggi si vede questa invenzione che nasce da una mia determinazione quando ero assessore alla cultura in Sicilia e dalla grande capacità storica, tecnica, di conoscenza anche pratica, diretta delle cose di Sebastiano Tusa, il mio amico e collega di studi, lui verso il mondo antico e dentro il mare, io verso il mondo moderno e dentro il cielo, e uniti dal destino di essere in sequenza stati assessore alla cultura. Io sono andato in Parlamento e ho suggerito al presidente della regione Musumeci il nome di Tusa. Era il nome più giusto, era la scelta più logica. Per un attimo Musumeci l'ha sentita come una forma di prepotenza. In realtà era un modo per dire: sono felice che quello che ho iniziato possa essere anche continuato, integrato, migliorato, potenziato da Sebastiano Tusa. Ma quello che ci aveva uniti prima, quando lui era direttore generale, comunque funzione di sovrintendente, era un tecnico che stava vicino a me all'assessorato, è che su uno stimolo che probabilmente viene da lontano e che poi è interpretato da quello che fu sindaco prima dell'attuale, l'ottimo sindaco attuale, allora era Enzo Bianco, però occorre riconoscere che lui molto desiderò che la testa del Kuros che sta a Castello Ursino, nella collezione Biscari, fosse rimontata sul suo torso, sul suo corpo, che sta al Museo di Siracusa. Io non ho mai pensato che le due parti fossero impertinenti. Qualcuno ancora lo dice, lo pensa, che in realtà la testa dovesse andare su un altro torso. Troppi elementi e troppa adesione inducono a pensare che sia giusta e perfetta questa ricostruzione e che solo la pigrizia, l'incertezza e forse l'inutilità che qualche archeologo mette dell'idea che due cose possano essere ricomposte, soprattutto se stanno in musei diversi. Invece era giusto restituire un eroe, un guerriero ritrovato, un atleta ritrovato, un Kuros. Kuros vuol dire questo, cioè un uomo nudo all'inizio della grande scultura greca che nel suo corpo manifesta energia e vitalità. Ebbene, tutto questo era nel bel torso che sta a Siracusa. Era un reperto trovato a Lentini e si chiama, va chiamato forse Kuros di Lentini, senza immaginare, come per il bronzo di Liace, che debba andare esattamente dove è stato trovato. Nessuno chiederà, potrebbe essere una mediazione, che non volendo cedere Siracusa il suo torso, non volendo cedere Castello Ursino e Catania la sua testa, la loro testa, questa testa che sta a Catania, si trovasse una sede a Lentini dove è stato ritrovato, dove le due parti sono state ritrovate e dove l'analisi del marmo ci induce a pensare che sono parte dello stesso blocco. Partendo da questa premessa, che poggia su indagini scientifiche e su quello che i restauratori e i tecnici hanno provato e diranno, immagino oggi, in maniera molto precisa e convincente, Tusa ha accettato la mia, qualcuno direbbe, provocazione. In realtà era un'indicazione, un suggerimento, un desiderio, la volontà di dare un simbolo al nuovo corso politico dell'amministrazione regionale, senza polemica con nessuno, ma far sentire che era arrivato l'assessore che aveva in mente alcune cose e questa era tra quelle una delle più simboliche, emblematiche. Tusa, nonostante il disparere di alcuni suoi colleghi, peraltro credo non fededegni, mi disse di sì e si applicò a farsi arrivare l'autorizzazione che io avevo imposto ai due musei, che quindi non ci fossero resistenze da una parte e dall'altra, che venirono. Io ricevetti la sovrintendente di Siracusa, che non so fino a che punto convinta, però alla fine riconobbe che si poteva tranquillamente consentire la ricostruzione, o non tranquillamente, ed ecco l'avvenuta. Proposta quindi a Palermo con la Fondazione Sicilia in
Villa Zito, l'abbiamo inaugurata con Tusa, eravamo due assessori e due storici dell'arte. Lui dava consistenza tecnica e storica alla mia proposta e io davo senso e volontà politica alla sua azione. Ma questo avveniva in un paradosso: quando facevamo la prima inaugurazione io non ero più assessore ed ero ospite a Palermo e lui era diventato assessore al mio posto, quindi in se stesso aveva accumulato e riassunto le due funzioni, quella tecnica e quella politica. Una situazione ideale, per cui parlava come quel tecnico che aveva diretto l'intervento su mio mandato e adesso, avendo lui il potere di governo, veniva in qualche modo a consacrare la sua stessa operazione. Io l'ho dato come meritava, ho preso evidentemente anche il merito di essere stato un impulso e senza il mio temperamento l'opera non sarebbe oggi qui davanti a voi a Castellorsino, non sarebbe stata ricongiunta nei suoi due elementi per diventare un solo kuros, cioè sostanzialmente per essere quella statua ritrovata, quel guerriero che è davanti a noi che vedete. Quindi capisco che mi abbiano chiesto di farvi questo discorso, io in questo modo ricordo il merito, l'intelligenza artistica, critica e politica di Sebastiano Tusa, ha interpretato perfettamente le due parti in commedia e oggi che non c'è più non le può interpretare se non lasciandoci la testimonianza di se stesso in quest'opera compiuta. Io quindi chiedo che si raggiunga rapidamente un accordo per non scomporre, e sarebbe assurdo, quest'opera. Qui è stata fatta anche una base che ha un significato come di cosa che riemerge lo scultore, che qualcuno ha guardato anche con sospetto, ha avuto una buona intuizione di montarla su questa base mossa, non togliendo gli elementi di protesi delle due gambe, ma assorbendole e inserendole nel supporto di resina. E io credo che da Catania possa arrivare questo appello, che questa statua rimanga così com'è, come vero monumento a Sebastiano Tusa, che sia il segnale della sua intelligenza in un'opera rinata dalla morte da cui viene e che quindi essa viva per lui. Questo è il mio auspicio e questo è il mio saluto agli amici che sono venuti oggi a Catania per vedere il kuros ritrovato a Castellorsino.